Salve a tutti, io sono Livio Marcone e benvenuti a questo video sulle teorie della settima stagione di Game of Thrones. Sigla! Ci siamo lasciati nella sesta stagione con le quattro fazioni predominanti, ovvero la fazione del Re del Nord, Jon Snow, Daenerys Targaryen, Cersei che finalmente dopo la morte di Tommen è salita sul trono di spade, e ovviamente il pericolo maggiore, gli estranei. La guerra quindi sembra ormai vicina e internet si è scatenato in migliaia di teorie incredibili, ma oggi vi voglio illustrare la mia teoria. Ovvero, sicuramente la barriera cadrà, e su questo siamo tutti d'accordo. Per il semplice fatto che gli estranei dovranno passarla. E quindi qua ci riagganciamo a due possibili opzioni. Ovvero, la prima, in cui la chiave di tutto è Bran. Ebbene sì, essendo stato toccato, potrebbe essere una chiave per far passare gli estranei attraverso la barriera. Ma secondo me non è la più plausibile. Per me la più plausibile è un'altra che non ha basi solide, però sarebbe molto figo se succedesse. Ovvero, noi sappiamo che la barriera è magica, che detto così sembra brutto, però effettivamente sì. E sappiamo tranquillamente che un drago potrebbe far piazza pulita di tutti gli estranei, cioè fa un soffio e li butta tutti via. E se invece anche gli estranei avessero un drago? Presupponiamo che nella barriera abiti un drago di ghiaccio, che si ricollegherebbe tranquillamente alla leggenda. Quindi non è che stiamo parlando di faffa, fuffa e cacca. Bene, secondo me questo drago ghiacciato uscirà esattamente dalla barriera creando un solco che farà passare gli estranei. E quindi si vedranno i tre draghi contro questo drago ghiacciato. Ma proprio parlando dei tre draghi, secondo me è molto plausibile ci siano ancora tre Targaryen in vita. Uno per ogni drago. Ovviamente la prima è Daenerys, il secondo è Jon Snow, come abbiamo scoperto e in realtà già si sapeva da tanto. E il terzo? Bene, molti la penseranno come me. E ci sono state anche un sacco di cose online che lo dicono. Tyrion. Tyrion siederà secondo me sul terzo drago. Ed è lui il terzo Targaryen. Tyrion secondo me è figlio del re folle e di Lady Joanna. E quindi non è per il fatto della malformazione che Tywin non lo riconosceva come figlio, ma era per questo fatto. Perché realmente non era suo figlio. Infatti ci ricordiamo la famosissima scena in cui Tywin muore, dove dice appunto, prima di morire, tu non sei mio figlio. E ovviamente la cosa più naturale che ti viene da dire è sì, ma è per la sua malformazione, e invece secondo me è proprio per questo. Non è un caso che i draghi siano tre, e che i Targaryen per ora siano due, e l'unico più plausibile che sia un Targaryen è appunto Tyrion. Un altro punto a sostegno della tesi che Tyrion sia un Targaryen è la scena famosissima in cui lui scende e non viene smaciullato dai draghi, anzi, riesce a contenerli. Come se capissero che lui è un vero Targaryen. Non so quanti sarebbero sopravvissuti in quella maniera. Quindi abbiamo escluso Tyrion dalla famiglia dei Lannister. E i fratelli rimangono due. Jaime e Cersei. Bene, quest'ultima, come abbiamo detto prima, sta sul trono di spade. E si dice che verrà ammazzata da uno dei due fratelli, che tutti avrebbero pensato fosse Tyrion. Ma secondo la mia teoria, a questo punto, non è più Tyrion, ma è Jaime. E non è che lo dico così a caso, ci sarebbe anche un forte sostegno a questa tesi. Primo, lo sguardo che fa quando vede la sua sorella incoronata. Si vede che non vuole utilizzare la solita spada che ha usato con lei e la vuole penetrare in altro modo. Jaime ha già ucciso un re folle e questo gli ha dato il soprannome di Sterminatore di Re. Che non fosse per caso il suo destino rifarlo un'altra volta? Che per caso sia veramente questo il suo scopo della vita? Secondo me succederà che vedendo le follie che compierà sua sorella, Jaime rifarà quello che ha fatto in passato, riportando alla normalità le cose. Questo secondo me non succederà nella settima stagione. Nella settima stagione vedremo Cersei che compierà atti orribili, che faranno ricredere Jaime sul valore di sua sorella. E solo nell'ottava stagione Jaime compierà il fatto. Probabilmente alle spalle, proprio come era successo. Questa è la situazione ad Approdo del Re. Daenerys sta navigando e ha lasciato la città a Daryon Aris. Ora, secondo me, è molto probabile che Daryon Aris prenda il controllo di quest'ultima. Cioè, è stato lasciato e gli ha praticamente detto guarda, io vado a farmi gli altri, tanto per ragioni politiche io e te non potremo mai stare insieme. E l'ha lasciato al controllo di una città. Sappiamo che lui è un mercenario e non si fa scrupoli a fare certe cose. Quindi, secondo me, dopo che Daenerys sarà stata ad Approdo del Re, Dario avrà il controllo totale della città e dovranno tornare per spodestarlo. Quindi sarà un nuovo nemico. Bene, ma parlando di tradimenti, c'è un altro personaggio che ancora non ho citato che avrà la sua rivalsa in questa stagione. E tradirà, secondo me,
un personaggio fondamentale. Parliamo di Sansa Stark. Bene, c'è stato uno sguardo molto interessante tra lei e Dito Corto quando tutti hanno proclamato re del Nord Jon Snow. Secondo me quello sguardo è di una che ci sta ripensando, di una che brama quel potere. Ed è per questo che secondo me Dito Corto cercherà di sposare Sansa, che si farà trascinare da lui, che sappiamo che è un grandissimo manipolatore, e formeranno così una sottofazione che darà fastidio molto ai nostri protagonisti. Quindi, dopo questa settima stagione, secondo me, la situazione è questa. Gli estranei che avranno sfondato la barriera grazie al drago di ghiaccio. Tyrion, Jon Snow e Daenerys sopra i draghi. Dito Corto e Sansa che tramano contro Jon Snow. Cersei ad approdo del re che cercherà di contenere questo attacco. Jaime che bramerà contro sua sorella. E Daryon Aris che avrà ripreso il controllo della città. Quindi, paradossalmente, l'ultimo nemico potrebbe essere Daryon Aris. Chi lo sa? Anche perché, essendosi tutti focalizzati ad approdo del re, la città di Daryon rimarrebbe scoperta. E dovranno tornare tutti indietro per debellare la minaccia. Quindi queste erano in breve le mie teorie sulla settima stagione e anche un po' sull'ottava di Game of Thrones. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video, che sarà su una cosa incredibile, ovvero... ricordatevi di seguirmi anche su Telegram e Instagram e la pagina Facebook, ovviamente. Stanno tutti in descrizione, dai, che lì ci sentiamo, ci mettiamo, voi sapete i video in anticipo, dai, ci vediamo là. Ciao!